Nel 2015 saremo l'unica regione in Italia a coprire il 99% del territorio con internet veloce. Copriremo fino all'ultima area della nostra popolazione. Lo ha detto Stefano Caldoro, presidente della Regione Campania, alla conferenza stampa di presentazione degli interventi previsti in regione per lo sviluppo della banda larga e ultralarga, tenutasi ieri mattina a Palazzo Santa Lucia. Con questo intervento recupereremo il Digital Divide per intervenire sulle aree in maniera modulare. La Campania sarà la regione con la migliore copertura territoriale e gli investimenti saranno tutti legati al raggiungimento di questo obiettivo. Offriremo un servizio al cittadino, ha proseguito il Presidente. È una questione di equità, saranno raggiunti tutti. Con la firma della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Campania si conclude quindi il piano banda larga. Che si avvia il piano strategico banda ultralarga sul territorio. Alla conferenza stampa di ieri mattina anche il vice ministro allo sviluppo economico Antonio Catricalà, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Cercheremo di coprire al 99% il territorio della Campania tra banda larga e banda ultralarga. La banda ultralarga è sostanzialmente l'autostrada del domani, si tratta di viaggiare sul web a una velocità superiore ai 30 megabit fino a 100 megabit. Ciò ci consentirà di fare della Campania una delle migliori regioni in Europa quanto a collegamento internet. Diciamo che l'investimento in banda larga e ultralarga è un investimento che crea immediatamente posti di lavoro. Parliamo solo per la Campania di circa 1.100 posti di lavoro tra ingegneri, geometri, operai e fornitori di reti. E naturalmente questo è solamente l'inizio di un indotto molto più grande che ci sarà in tutti i campi, da quello dell'audiovisivo fino a quello dell'e-commerce, e avremo facilitazioni per i cittadini e per le imprese con tutta la nostra riforma dell'e-government.